conosciuto un ragazzo, è bellissimo, si chiama Domenico. Mi ha anche iniziato a seguire su Instagram e mi ha chiesto di uscire. Ho accettato. Sì, per me va bene, ma può venire anche lui. Ci tiene a passare del tempo con me. Ragazze, scusate per la scena di gelosia di ieri. Credevo che qualcuno ci stesse provando con me. Ma abbiamo risolto tutto tranquille. Mi ha anche chiesto scusa. Ragazze, mi dispiace, ma non potrò esserci alla Gemilano. Perché? Ho paura. Paura di lui. Giacomo Leopardi. Diretto 119-2019. Infinito. Sempre caro, mi fu questo ermocolle e questa siepe. Si da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando. Gli interminati spazi, di là da quella, e sovramani silenzi e profondissima quiete. Io nel pensier mi fido. Ove per poco il corno si spaura. E come il vento tostamministra queste piante. Io quell'infinito silenzio a questa voce va comparando. E mi sonviene eterne le morte stagioni e la presente viva in fondo di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio. E nava calma e dolce in questo mare. Fieri del lavoro nascono nel 1961, l'anno non è casuale, è il centenario dell'Unità d'Italia, e sono dei ragazzi che hanno avuto una carriera straordinaria a scuola sostanzialmente. La cosa interessante è che la nomina avviene tramite la Federazione Italiana Cavalieri del Lavoro. Io credo che sia particolarmente interessante perché i Cavalieri del Lavoro sono il gota dell'industria italiana, sono quelli che hanno creato qualcosa nella loro vita, che hanno avuto successo nel mondo del lavoro, delle professioni, dell'industria, e così via, e questi sono i più giovani, quindi sono le speranze, si unisce chi ha avuto già i risultati con chi li potrebbe avere. L'idea di investire fortemente in capitale umano è il meglio che possiamo fare per il nostro paese. Il nostro paese ha bisogno di questo, credere di più nei giovani. Il Presidente della Repubblica con il Ministro che si occupa della questione dello sviluppo economico, se non sbaglio, che insieme co-decidono e premiano soprattutto il Presidente della Repubblica con i Cavalieri del Lavoro nominati. Quindi ancora una volta abbiamo questa fusionalità tra successo ottenuto e giovani promessi.
funziona, io lo so bene, è fatta dei 140 caratteri di un tweet in cui si chatta compulsivamente, si parla di tante cose anche veramente futili e inutili. Dimostrare di riuscire a rimanere concentrato per 24 ore consecutive sull'unico problema, per questo è la cosa più importante, per questo è un discorso motivazionale. Perché, ragazzi, verrà il giorno in cui non vi ricorderete neanche della mia faccia e di quello che vi ho detto, ma di una cosa vi ricorderete: quando dovrete affrontare un esame universitario o una prova che è alla vostra portata, che è alla vostra altezza, perché quando eravate più giovani ci siete riusciti ad arrivare in fondo ad un impegno che era tutt'altro che scontato. Avete affrontato dei problemi di cui conoscevate poco e niente, e questo è l'atteggiamento più importante. Noi abbiamo un grande scienziato come fisici, Enrico Fermi, non è stato... Thank you.
Sono l'anima della festa. Tutti insieme, dai. Balliamo tutti. Adesso avete la palla pure tu. Ma siamo su palla. Non so se vi piaceva questa. Ciao a tutti, io sono Sara e frequento la prima F Cambridge. Ho scelto questo indirizzo perché penso che l'inglese sia sempre più importante ed è una grande opportunità poterlo studiare in ore extrascolastiche, in particolare con una madrelingua. Con la madrelingua abbiamo un rapporto bellissimo, oltre che scolastico ho anche un rapporto di amicizia ed è sempre molto disponibile con noi. Oltre le lezioni sono sempre semplici e divertenti, e interattive e non sono quindi noiose né difficili. Sì, io sono Ettore e anche io frequento l'indirizzo Cambridge. Dall'inizio dell'anno abbiamo cercato di sviluppare al meglio lo speaking, il reading, il writing e il listening. Per quanto riguarda il listening abbiamo dedicato la prima parte dell'anno ascoltando la madrelingua mentre leggeva diversi classici della letteratura inglese e poi abbiamo fatto diverse attività riguardo questi testi. Per quanto riguarda invece lo speaking abbiamo sviluppato bene questa capacità grazie a attività di gruppo che prevedevano il marketing. Ora invece ci stiamo occupando del writing esercitandoci con tracce degli esami precedenti.